Attualmente entro marzo abbiamo una lista di 43 esecuzioni. Purtroppo abbiamo una politica assente che non riesce a diciamo, fare forza su quello che è il problema abitativo. Situazione sotto la lente di ingrandimento della commissione di cui fanno parte tutti gli enti, tra i quali Prefettura, Questura, Tribunale e Lode, e di cui è capofila il comune di Arezzo. Problema acuito o che potrebbe essere acuito anche dal caro bolletta adesso. Questo sarà una cosa allucinante secondo noi, perché diciamo il triplicare o quello che tutti quanti sappiamo noi, quando probabilmente diminuiranno, come ho detto prima, anche gli stessi stipendi. Quindi non sappiamo come verrà arginato questo problema. Cioè anche rinforzare, diciamo, il sostegno all'affitto probabilmente non basterà, non sarà sufficiente. CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini hanno così organizzato per il prossimo 22 marzo un presidio a Roma dove consegneranno un documento unitario al Ministero delle Infrastrutture. Perché devono essere trovati dei sistemi per reperire gli alloggi, sia da parte privato oppure acquistando o ristrutturando vecchi edifici, magari anche di enti pubblici che però devono essere messi a disposizione. Possono essere fatti degli ulteriori accordi all'interno dei comuni per vedere, diciamo, di venire incontro ai proprietari affinché mettano a disposizione i loro alloggi. Il SUNIA di Arezzo infine ha deciso di intensificare i servizi messi a disposizione dei cittadini nella logica di affittare secondo le regole. Praticamente è divulgare sempre di più quello che può essere i vantaggi sia per il proprietario che per l'inquilino facendo un contratto a norma di legge, cioè questo ti porta che il proprietario o locatore pagherà le tasse al 10% anziché il 21%, cioè il 75% dell'IMU anziché il 100%. L'inquilino, se non arriva a 31.000 euro, avrà le detrazioni fino a 500 euro. Quindi facendo le cose a norma di legge, adattando le proprie esigenze, quindi a volte sia del proprietario che dell'inquilino, ci possono essere dei vantaggi. Noi siamo a disposizione per tutti quanti, sia anche dei commercialisti, agenzie immobiliari serie e dei singoli cittadini, per fare e divulgare questo contratto sicuro.